Il mio rapporto di collaborazione con CESBI inizia a ottobre del 2010, quando sono partito per una missione di emergenza in Pakistan per le alluvioni. Dopo 3 anni di Pakistan abbiamo deciso di spostarmi sulla Somalia. Il nostro lavoro è fatto veramente di tante criticità. Mi viene in mente una visita di un donatore europeo, un donatore per noi particolarmente importante e molto esigente. E siamo arrivati in un villaggio e c'erano dei bambini ad aspettarci, dei bambini che erano una seconda generazione, quindi non erano i beneficiari del progetto. Il rappresentante però ha voluto fare un monitoraggio, un controllo del risultato del nostro progetto proprio intervistando i bambini. Il risultato è stato fantastico, i bambini sapevano chi eravamo, sapevano che cosa facevamo, quali erano gli obiettivi del nostro progetto e quali erano i risultati. Questo secondo noi è importante perché significa che il nostro lavoro di coinvolgimento comunitario è andato a buon fine. Maggiore è il coinvolgimento delle comunità, maggiore è il grado di empowerment di queste comunità e di conseguenza maggiore è la capacità in futuro di riconoscere le proprie problematiche e di trovare anche le proprie soluzioni. Quando riusciamo in questo, diciamo che il nostro lavoro è assolutamente un successo. Per me CESBI è passione, è un lavoro bellissimo, è un lavoro che dà tante soddisfazioni, è un lavoro che purtroppo ci mette quotidianamente però a confronto con delle realtà che vorremmo non esistessero. O si ha passione per quello che si fa o si cambia mestiere. E il bello di CESBI è che tutti noi abbiamo tanta passione.